La prima novità che il Teatro Barbaga viene esportato, quindi 20 dicembre, 1 marzo, a San Nicolò, Caffè Fego. Ci sarà Fulvio Feliciano con il suo gruppo, che tutti conosciamo perché va in tournée in Europa con il fratello di Jimi Hendrix, Leon Hendrix. 1 marzo ci saranno i New Noises, sempre ospiti a Sanremo Rock. Abbiamo il 22 febbraio i poeti italiani del Novecento, un ritorno Elisa Casimirri, delle novità Costa e anche qui un ritorno Gorbunov, fisarmonicista russo alla fisarmonica. E ci sarà il laboratorio di danza musiche diretto dalla maestra Yolanda Romani. Poi abbiamo Inerzia, il 22 marzo, uno spettacolo ispirato a un racconto di Pessoa. Molto molto particolare. Ci sarà Palandrani, ci sarà una cantante, ci sarà una pianista e vabbè, poi ci sarò io. Poi abbiamo il 5 aprile, che l'anno scorso non è stato possibile farlo, di cosa parliamo quando parliamo d'amore, da un racconto di Carver. Abbiamo i fratelli di Liberatore, Alan al violoncello e Manolo al pianoforte. Si chiude il 3 maggio. E parteciperanno il direttore Federico Paci, la vice direttrice Tatiana Valtornich e ci sarò io. Anzi, no, c'è anche Ruggeri, che è un fisarmonicista jazz. In totale sono 9 appuntamenti. Oh, questa è la quarta edizione, ma per Arte Live è la prima, grazie a Roberto Di Donato, che è l'ideatore nonché il direttore artistico della rassegna, che ci ha chiamato e noi ne siamo veramente felici per organizzarla da quest'anno, si spera in poi. E la novità di quest'anno è praticamente che ci saranno due serate, perché di solito sono pomeridiane, ma ci saranno due serate dove portiamo gli artisti a San Nicolò al caffè.